Di nuovo benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti voi da Manuel, questo è il bar del calcio ragazzi, mettetevi comodi, seduti, calmi, oggi un altro argomento che mi stuzzica, che mi davvero mi stuzzica non poco. Partiamo con la nostra intro! Vi ricordo come di consueto ragazzi che in descrizione a questo video trovate tutte quelle che sono le informazioni riguardanti il bar del calcio, quindi mi raccomando, leggetevi tutto, mail, i social, canale Viola che gestisce Fabrizietto, fate tutto e di più, mi raccomando. Ma oggi, a differenza dei famosi appelli che faccio sempre, donazioni, voglio soffermarmi sul grande lavoro che sta facendo, e ci tengo a ringraziarlo di cuore, il nostro Giuseppe Alteri dagli States. Ragazzi, vi ripeto che il nostro canale, dobbiamo essere orgogliosi di questo, tutto questo grazie a Giuseppe, è l'unico canale italiano ovviamente che può permettersi una cosa del genere, quello di avere un inviato, perché vive lì, quindi inviato fino a un certo punto, però insomma uno dei nostri che è lì negli States, che ci sta presentando storia da brividi. Datevi a vedere i video suoi sul museo dell'immigrazione, che è qualcosa di clamoroso. Storie, ci sta proprio trasportando, sta facendo di tutto per farci immergere nella realtà americana in questo preciso istante, delle città, questo sarà il suo lavoro enorme, delle città che appunto andranno ad ospitare i prossimi mondiali nel 2026. Quindi amici miei, sono orgoglioso di questa cosa, io devo ancora chiedere ancora una volta grazie, devo dire, al buon Giuseppe, perché è davvero il suo lavoro meraviglioso che sta facendo, e ci tenevo di cuore davvero a ringraziarlo per quello che sta facendo e per questa chicca, questa nicchia che regala all'interno del bar del calcio. Ripeto, a me dispiace anche il fatto che non sia tanta la gente a gradire, a vedere quei video, sono sempre i soliti 20, 30, 40 persone, vedo sempre che c'è un po', si è un po' restii, no? Perché quello terra terra, il tifoso terra terra, basta, lui se deve parlare solo di Lazio e tutto il resto non gliene può fregare di meno. Ecco, invece cerchiamo anche un attimino di allargarci mentalmente, approfittando di questa cosa, sfruttando quello che il buon Giuseppe Alteri mette a nostra disposizione. Ma oggi entro nel questo video chiamando in causa l'amico Matteo, che io ho ribattezzato come Matteo lo Svizzero, ma no, perché è svizzero, lui è italiano dalla testa ai piedi, laziale fino al midollo, vive in Svizzera, quindi ovviamente in modo giocoso l'ho ribattezzato Matteo lo Svizzero, e voglio andare ancora una volta ad approfondire un aspetto statistico che mi dà ragione in merito ad una disamina fatta proprio in seguito a una sua richiesta nei giorni scorsi. Vi ricordate il video che ho fatto qualche giorno fa proprio su dettame di Matteo riguardante come corre la Lazio? Lui fece una premessa, ma non mi dà una risposta superficiale del tipo corre bene, perché non mi soddisferebbe più di tanto. Poi lui dopo ha risposto al video appunto che ho pubblicato in merito a questa sua idea che ha tirato fuori, alla fine mi ha risposto così, va bene anche se hai argomentato e quant'altro. Cerco di andare ancora più nel dettaglio. E c'è una statistica che è uscita di recente, pubblicata proprio sul sito della Lega Serie A, che è inconfutabile. Perché se io vi dicessi oggi, ma la Lazio è la squadra che corre, tra quelle che corre più di tutti in Serie A? Raga, visto l'atteggiamento indemoniato che hanno gli Aquilotti in campo, chi è quel folle che dice che la Lazio non corre tanto, che non è annoverata in questa speciale graduatoria tra le squadre che corrono di più? E invece è così. La Lazio non è assolutamente tra le squadre che corre di più. E questo, ragazzi, non perché la Lazio cammina in campo come faceva la Lazio dell'anno scorso, caro Matteo, ma ribadisco, perché la Lazio corre bene
è una corsa di sostanza, è una corsa ragionata, è una corsa costruttiva, non è una corsa tanto per. E anche questo si corre quando c'è da correre, al momento giusto, e anche questo permette alla Lazio di avere una brillantezza impressionante al 93esimo, al 94esimo, al 95esimo, quando le altre squadre arrancano. La Lazio corre bene, Matteo. Perché corre bene? Perché è tra quelle che corre meno di tutti? Perché? Perché la Lazio si muove da squadra. Perché la Lazio è tutta racchiusa in un fazzoletto. 40, 45 metri, 50 metri al massimo tra la linea della difesa e l'attaccante. Devi correre dentro a quel fazzoletto, non devi uscire da quel fazzoletto là. È ovvio che la porzione di campo è molto più piccola, è quasi la metà rispetto a un campo, alla grandezza, alla superficie del campo. Se tu corri là dentro perché la squadra è brava a stare tutta raccolta e corta, è ovvio che corri di meno, ma corri con molta più qualità. Il trucco sta tutto lì. E il Tati, quando sta davanti a pressare, deve andare a pressare, ma deve tenere in occhio non a chi gli sta dietro, a Dià o a Zaccagni o a Isaksen, neanche a Guendouzi, a Rovella. Deve tenere in occhio a Gila, a Romagnoli. E di cazzarola, sto troppo lontano, devo accorciare un po', devo arretrare un po'. Guardate la Lazio quando difende, che fa? Tutti dietro la linea del pallone, uno o due soli davanti che vanno a rompere le palle. Romagnoli, quando sta attaccando la Lazio o Gila, deve passa la palla per far costruire il gioco a Rovella o a Guendouzi, e mica finisce là il compito suo. Guardate che quello che vi sto a dire è allenamento, cioè si allena su quello che vi sto dicendo. Deve guardare Tati e di fa vedere, sì, ci siamo come distanze, no? Dobbiamo salire, ragazzi, accorciamo. Da qui il fatto che la Lazio, quando attacca, che porta 6-7 uomini nella metà campo e, o nell'area addirittura avversaria, ha difesa altissima. Ha difesa altissima. Quasi alla metà sul cerchio di centrocampo, difesa altissima. Ovviamente è un rischio enorme questo. È un rischio gigantesco, ma è un rischio che la Lazio ha deciso di correre, che Baroni ha deciso di correre, dimostrando un coraggio inaudito e almeno dal mio punto di vista, alla vigilia di questa stagione, assolutamente non pronosticato e inaspettato. Tutto mi sarei aspettato tranne questo. Raga, tanta roba. La Lazio non è tra le squadre che corre di più. Corsa di qualità, si traduce così. Meno corsa, sì, ma di qualità. Perché altrimenti tu non te li magni i giocatori. Altrimenti ogni portatore di palla avversario non ce n'ha tre intorno. La Lazio finalmente ha dato un'impronta, 7 partite, una valutazione importante, no? La Lazio finalmente, sotto l'aspetto del gioco, è europea. Mai come quest'anno c'è una Lazio europea. Speriamo che mi ricordano molto sto video, perché il titolo deve essere proprio quello: una Lazio europea. Andate a vedere come giocano in Inghilterra, andate a vedere come giocano in Spagna, andate a vedere come si gioca a pallone, l'intensità, in Portogallo, in Olanda, in Belgio, Germania un po' di meno. Andate a vedere e poi me lo venite a dire sotto a sto video. Quindi Matteo, vado ad implementare la risposta che ti ho dato nel primo video qualche giorno fa con questa, che certifica la qualità della corsa della Lazio. Correre, ma correre in maniera razionale, sapendo il perché si fa lo scatto, il perché si fa l'allungo, il perché si fa, si accorcia, si corre all'indietro pur di accorciare le distanze. Più stiamo stretti, più siamo vicini, meno fatichiamo. Più stiamo stretti, più siamo vicini, meno linee di passaggio offriamo all'avversario.
È matematica sta cosa. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ragazzi. Mettete un bel mi piace, scaricate questi cacchio di scatenate sti pollici in su. Mi raccomando, io vi mando un abbraccio, commentate, vi leggo sempre. E come sempre, forza Lazio, a tutti!